Agrigento si è svolta a Villa Genuardi, sede del Polo Universitario, la cerimonia di consegna degli attestati a conclusione del corso sperimentale compreso nel progetto di ricerca internazionale Provide Justice Program, rivolto a operatori con esperienza nel settore delle migrazioni, finanziato con fondi europei e diretto dalla professoressa Ignazia Bartolini, che ascoltiamo insieme alla professoressa Roberta Di Rosa, che è la coordinatore scientifico della formazione degli operatori e docente del corso di laurea in servizio sociale ad Agrigento. Abbiamo chiuso l'ultima sessione del corso di operatori esperti in violenza di prossimità. Il corso rientra in un progetto europeo, il PROVIDE, un acronimo che indica il Proximity on Violence, Defense and Equity, ed è un progetto finanziato dalla comunità europea proprio per fornire degli expertise, delle competenze, delle capabilities a laureati di laurea magistrale che vogliono rafforzare le loro competenze e costruire empowerment sul tema della violenza di prossimità e della violenza migrante. Agrigento è una delle sedi, è stata ed è una delle sedi portanti di questo progetto che ha visto 5 paesi europei coinvolti e 13 sedi a livello internazionale. Una di queste è stata appunto Agrigento. Oggi abbiamo dato gli attestati di frequenza, che sono più di attestati perché hanno una validità non concorsuale ma europea, a queste giovani corsiste, e con loro si chiude questa esperienza, o comunque la parte formativa di questa esperienza, che vedrà i ricercatori del Polo Agrigentino e dell'Università Palermitana impegnati adesso in una valutazione qualitativa della valenza di questo corso e nella pubblicazione di alcuni volumi che sempre nell'ambito di questo progetto vengono finanziati e verranno presentati a Bruxelles in lingua inglese nel gennaio del 2020. Siamo contenti oggi di aver partecipato a questa cerimonia, di aver assistito alla consegna dei diplomi agli operatori, assistenti sociali, avvocati, educatori che si sono specializzati attraverso questo corso dedicato proprio alla cura, alla prevenzione, all'accompagnamento delle vittime di violenza di prossimità. Per noi è un motivo di grande soddisfazione il fatto che questo corso si sia tenuto ad Agrigento, perché inizialmente questo progetto europeo prevedeva come sedi di realizzazione dei corsi soltanto città anche più grandi, era prevista Palermo, in parte Trapani, ma la professoressa Bartolini, che io ringrazio per questo, ha accolto la nostra richiesta di offrire questa formazione anche ad Agrigento, proprio a sostegno dell'offerta che Palermo continua a proporre al territorio Agrigentino. Così è stato. Nel corso degli ultimi 3 mesi, infatti, questi professionisti si sono formati ulteriormente e hanno acquisito delle competenze utili per il loro futuro professionale, ma soprattutto faranno parte di un gruppo molto ristretto di 250 professionisti in tutta Italia, specializzati attraverso questo progetto pilota in questo particolare settore di intervento, quello della cura e dell'accompagnamento alle vittime di violenza di prossimità. Io penso che questo sia un elemento importante, perché permette ancora una volta di far sì che Palermo offra al territorio non soltanto l'offerta didattica ordinaria, quella appunto che attraverso i corsi di laurea, ma dimostri anche la sua volontà di dare il proprio contributo per lo sviluppo, per il sostegno di questo territorio, anche attraverso una formazione professionale, professionalizzante, e che anzi crei delle competenze speciali e che porti anche i nostri professionisti, ex studenti adesso professionisti del settore, a entrare in contatto anche con colleghi francesi e spagnoli che fanno parte del progetto, e quindi anche pensare alla loro professione in ottica internazionale.